Eccoci alla diretta, ce l'abbiamo fatta, hai visto? Siamo riusciti a farla in ritardo. Guardavo il telefono ogni minuto e poi quando ho riguardato il telefono e ne erano passati due oltre le 16. Però allora, anche oggi facciamo un rinvaso. Ciao, ciao ragazzi. Non perché a me piaccia, insomma, a me piace fare i rinvasi, però non è che a me piace andare contro le regole. A me piace invece fare le cose giuste al momento giusto, nella mia stagione. E soprattutto sfrutto quelle che sono le condizioni climatiche. A questo proposito, volevo fare una grande distinzione. Oggi facciamo una grossa distinzione per quanto riguarda le temperature. Altre volte abbiamo fatto grosse distinzioni per quanto riguarda le specie. Quindi c'è altre volte vi ho parlato di conifere e caducifoglie. Quindi, allora, quello che dico sempre e quello che espongo è molto utile non per i sapientoni, per i sapientini, quelli che conoscono le regole, è molto utile ad i neofiti, a chi non sa nulla, perché quando non sai nulla e ascolti una sola persona, fai la cosa giusta. Sempre che quella persona lì faccia quelle cose per lavoro, non perché l'ho sentito dire o perché lo scrivo su Facebook. Quindi ascoltiamo chi lo fa per lavoro, diamo retta a chi fa anche un vivaista da lavoro. Io ho imparato tanto da un grande vivaista, e faceva solo vivaio, non faceva bonsai, ma ho imparato un sacco di cose da lui, purtroppo non c'è più, ma qualche cosa che a voi dico in questi giorni, in queste dirette, le ho apprese anche da lui, quindi bisogna imparare da tutti. Questo perché si fa una grossa distinzione tra latifoglie e conifere. Allora, una latifoglia. Parliamo di anche a foglia caduca, possiamo fare il rinvaso qualsiasi giorno dell'anno, ok? Senza problemi. Questo perché? Perché riusciamo a gestire l'umidità in quanto a temperature in genere non ha grossi problemi. Quindi le temperature se variano tra i 2 gradi e i 30 gradi, non ci sono problemi. Lei emetterà sempre comunque radici. Saremo noi che, essendo una foglia caduca, saremo noi che se facciamo un rivaso d'estate, allora togliamo tutte le foglie. Questo è il motivo per cui molti giapponesi fanno il rinvaso degli aceri a giugno. Defogliano, rinvaso, perché bisogna trattenere ancora di più il vigore, perché sono molto vigorosi. Quindi chi le coltiva gli aceri di professione, arriva a fare anche 2 rinvasi all'anno, ok? Questo padronando le tecniche post-rinvaso. Oggi facciamo una grossa distinzione per quanto riguarda le temperature, che è il tema che dà molto fastidio, ma da me ghiaccia. Se da te ghiaccia, ma allora scusate. Chi è che tiene le piante a temperature sotto zero, anche di massime, durante l'inverno, anche senza rinvasarle? Penso nessuno o quasi nessuno. E se ciò accade, i vasi vengono rip. Chi ha tantissime piante, cosa fa? Mette il vaso dentro una cassetta di polistirolo e fa sì che la temperatura all'interno non scenda per troppo tempo o non scenda sotto lo zero. Ok, quindi ci sono luoghi dove anche la massima è 0 gradi, quindi c'hai meno 10, 0.
Quindi si deduce che hai sempre una temperatura che ti fa gelare qualsiasi cosa. È ovvio che in tali condizioni non che dobbiamo evitare di rinvasare, dobbiamo sapere questa cosa e allora o abbiamo una serra fredda o abbiamo un locale anche semiriscaldato o abbiamo una condizione nel nostro giardino, nella nostra casa, se ti tratta di un ficus, di un olivastro, di una bougainville. Io ho visto, sono stato a casa di un professionista, le bougainville le teneva dentro casa. Eppure, no? Si consiglia sempre soltanto una determinata cosa. Quindi è molto importante le temperature. Io qui posso arrivare a avere temperature minime di 2 gradi con giornate tipo poche. Potrei avere 2-5, quindi 2 di minima, 5 di massima. Vi garantisco che in queste condizioni si può fare un rinvaso e sfruttare, ovviamente, sapendo dove posizionare la pianta, sfruttare quel periodo di bassa temperatura, in cui comunque non gela mai, a quelle condizioni le piante sottoterra lavorano, ok? Lavorano. Questo è il motivo per cui chi abita in zone miti dove praticamente non gela mai, approfitta delle temperature autunnali e di inizio inverno sino a metà inverno, per poter fare rinvasi importanti, rinvasi dove c'è anche da sostituire tutta la terra. Approfittiamo per le conifere di questo periodo perché sappiamo benissimo, abbiamo l'esperienza fatta su centinaia e migliaia di piante, che quelle condizioni fanno sì che le piante possano lentamente durante l'inverno radicare, mettere radici ed essere pronte alle nostre primavere, perché la mia primavera potrebbe avere le stesse temperature di una estate in Germania, ok? Quindi è molto diverso far sì che le piante possano riprendersi dai rinvasi durante la stagione, tra virgolette, fredda, in cui non gela. E per questo motivo consiglio spesso ai neofiti di, per quanto riguarda le conifere, di fare il rinvaso quando le temperature estive si abbassano abbastanza. Adesso qua io non ho guardato, ma abbiamo tipo 10-20, sì. Abbiamo tipo tra i 10, adesso guardando dentro la serra, ma ho notato che non cambiano molto rispetto a quelle esterne in questo periodo perché non l'ho tolta da, e poi aperta. Allora, questi giorni, e qua abbiamo 15 di minima e un 24 di massima. La minima è ancora altina, nel senso che è una bella temperatura. Allora, saluto tutti quelli che stanno salutando, perché poi, altra cosa, sempre per chi ha queste caratteristiche, è difficile da farvi vedere, però vediamo se ci riesco, perché prima l'ho individuata. Dov'era? Prima ho individuato una radice, io ho staccato, eccola, vediamo un po', Vi faccio vedere. Questo è un ginepro fenicio favoloso, ok? È ancora con la sua caramella. Io lo tengo con questo straccio nero davanti affinché scaldi un po', quindi quando arriva il sole lì arriva una bella temperatura, ok? E proprio questi giorni sto notando che
Vedi? Quella è una radice. Questa qua. È cresciuta. È una radice nuova, spuntata da poco. Sta crescendo di un centimetro al giorno circa. Cosa significa? Eppure, quanti ne abbiamo? Quanti ne abbiamo? Miki, quanti ne abbiamo? 18. 18 novembre. Ok? È un periodo in cui le piante si dice che dormano. Ma non funziona così, ragazzi. Siamo noi che dormiamo. Siamo noi che vediamo, che non vediamo. Siamo noi che non vediamo. Allora, queste piante stanno andando ancora in crescita. Se vegeta, sotto c'è un lavoro radicale grandissimo, molto grosso, lo so già. Se, ad esempio, fiorisce, io mi ero già accorto della sua radicazione, anche se non vedevo radici nella caramella, ma cosa ho visto? Ho visto i fiori, queste sono le infiorescenze maschili, ho visto le infiorescenze che si aprivano. Questo è stato il primo segno che mi ha fatto capire, vedi? Guarda, guarda, si vede il polline sul dito. Ma che carini. Questo è stato il primo segno che mi ha fatto capire che la pianta stesse lavorando sotto. Abbiamo sempre questi segnali, ok? Qui non ci sono fiori, però la pianta sta vegetando. 18 novembre, la pianta vegeta. Qui vi garantisco che arriva poco il sole, c'è sempre la giacchettina e la pianta va bene. Altra cosa. Avevo fatto un po' di giorni fa 3 rinvasi sui ficus e poi trattiamo, diciamo ancora questa, poi trattiamo l'argomento del giorno. Allora, Aurelio Cartaino, quanti giorni? Non c'entra, non è una questione di giorni. Quella margotta lì, io l'ho trovata asciutta con le radici che aveva prodotto secche, morte, e ho deciso di staccarla metà luglio. Quanti gradi c'erano metà luglio? 35 gradi di massima, 30 di minima. Ho deciso di staccarla, l'ho tenuta all'ombra, cercando anche di non fare troppi spostamenti, cercando di capire quale fosse il luogo migliore per farle passare l'estate, proprio perché sapevo che questo momento poteva essere propizio per la radicazione. E questa è tutta esperienza. Cioè, un altro cosa avrebbe fatto? Tagli la caramella e la metti in vaso, sfasci la zolla e butti via la pianta. Invece io cosa ho fatto? L'ho lasciata in pace, ho detto, tanto se deve radicare, radica nella caramella, vedrò radici. Penso, ho visto che l'altro giorno ne ho visto una, oggi già forse una decina ci sono visibili. Quindi penso che tra 15-20 giorni io la metterò in vaso. Tra 15-20 giorni significa 10 dicembre. 10 dicembre. È chiaro. Cosa farò? Sarà esposta in pieno sole, perché il sole di dicembre, di gennaio, è per le piante, almeno da noi esce il sole, per le piante è una cosa favolosa, perché non scalda eccessivamente. Quindi l'eccesso porta a qualcosa, il termine eccesso significa che è troppo, quindi non scalda eccessivamente. È un sole benefico, bisognerebbe andare al mare, in scogliera, in quel periodo, prendere il sole. Allora, vi ricordate che ho fatto dei rinvasi sui ficus, 3 tipi di rinvaso. Il più drastico, vi faccio vedere, sì, vi faccio vedere il più drastico, vi ricordate? Questo qua, l'ho sistemato prima nella serra, prima in serra, però restava sempre zuppo e non andava tanto bene. Allora l'ho sistemato praticamente lì, non arriva mai il sole, vedi che è umido, sempre umido.
Vedi che è verde, lì è sempre umido. L'ho sistemato lì. Oggi ho notato una cosa che mi indica il momento giusto per tenerlo in pieno sole. Eccola qua. Gonfia una gemma. Parliamo di ficus, rinvasato da 10 giorni circa. Ora siamo al 18 novembre e non ho spazio lì, perché vi voglio far vedere. Non ho spazio e neanche ci arrivo più. Vediamo un po' se riesco. Non c'è più spazio in questo giardino. Questo melograno non si decide ad andare in stasi, sta iniziando. Ma anche se non dovesse andare, non è un problema. Allora, una buona parte del giorno starà al sole. Ecco che una pianta rinvasata 10 giorni fa, la sistemiamo dove? Dove? In un posto dove arriva abbastanza sole, tanto, e non mi preoccupo neanche del vento, perché so che resiste parecchio. Fosse stato un mirto, non avrei usato questa opzione. Ok? Quindi, tema rinvasi, molto complesso. Se padroneggi la tecnica, se sai regolare, se conosci i microclimi del tuo giardino, ma anche dentro casa, a Sergio Calvani ho consigliato di tenere un ginepro in casa. Io stesso, quando feci una diretta e piegai un ginepro fenicio, lo tenni una settimana dentro casa, ginepro fenicio. Quando ho fatto la diretta della piega, quello di c'era moltissima luce, lo nebulizzavo, è andata benissimo quella piega lì. Ora abbiamo realizzato, oggi abbiamo Pino d'Aleppo in gran forma. Da quando è stato fatta una determinata operazione, è cresciuto tantissimo, è sviluppato tantissimo, ha fatto una crescita incredibile. Avevamo visto in diretta la radice che fu margottata produrre capillari. Non abbiamo più controllato, garantito, quindi non so che cosa trovi, che cosa io possa trovare dentro, non lo so. Però oggi abbiamo deciso di rinvasarla perché sono sicuro, vista il forte vigore, la forte crescita, comunque va rinvasata. Ok? Prima di fare questa operazione di rinvaso, visto che la chioma c'è tutta, si opta per una sfoltitura. Circa il 50% della chioma sarà sfoltita, anche perché il suo disegno è molto drastico, la vegetazione non voglio che stia sopra questa curva. L'anno prossimo faremo l'impostazione e vedremo l'esemplare. Ok, quindi per oggi lo potiamo. Perché così adesso? Per oggi lo potiamo e lo rinvasiamo. Tutte questi lavori non sono frutti di parole, perché puoi vedere benissimo sempre il risultato sulle piante. Forbici. Si tende a fare l'apice in questa zona, quindi potrei utilizzare sia questo ramo in futuro, ma anche questo. Allora, io non lo voglio decidere oggi questa cosa, ma di sicuro questo ramo è troppo lungo, quindi inizio già in apice a eliminare il 50%. Ogni ramo circa, ogni zona è diminuita del 50%. Che profumo, un profumo spettacolare.
Dimmi i tagli, far talè? Ti serve fare talè di pinno? Magari con il nostro sistema nuovo funziona, no? Magari radica. Seconda opzione, fare l'apice con questo, ma io sono sicuro che dovremmo piegare, ha già delle curve interessanti, dovremmo piegare questo qua in futuro. Tra l'altro si può dare qualche piega, ma poi riportare verso giù. Questo è un ragionamento che si fa a priori, ma che poi il risultato sarà qui. Si fa una sorta di sfoltitura e basta. Tolgo le parti più vigorose. Il ramo centrale dove ne nascono tre. Qui c'era un'altra gemma sotto. Si fa una sfoltitura per poter... Si studia anche l'esemplare. Allora, questo non ci serve. Poi... Questo già mi piace. Questo potrà andare qua sotto. Qui si può fare, Michele, anche una cosa drastica. Usare questo come apice e fare tutto molto più in basso. Fantastico, eh? Però quella soluzione lì... Fantastico. L'apice? Eh sì. Perché è un esemplare molto... Vabbè, so che tu hai bisogno di tempo per metabolizzare le cose, quindi io non taglio tutto. Lascio Bravo. Diverse opzioni, come al solito, come sempre, è giusto Bravo. Che sia, la pianta non è mia, e quindi è giusto lasciarti sempre il tempo di metabolizzare le idee. Quindi anche, però, sai, cambia il fatto di dover anche tenere o eliminare. Questo però lo elimino sì. e tengo questo che è sì. forte. Sì, d'accordo, vero? Sì. Meno male che sei d'accordo. Altrimenti non potevo fare la diretta. Fosse tutto no. Questo è debolissimo. Sì. Debolissimo. Questo è debole. È debole. È rimasto basso. Ne approfittiamo per togliere lui, perché tanto l'acqua la consuma. Sì, guarda che io la pianta la vedo qui, mannaggia. Bellissima. Bellissima. Molto, molto bella. Addirittura portare un po' più dentro qua, utilizzare questo come apice. Lo vedremo. Avrò modo di convincerti. Questo tanto va verso il basso. Qui abbiamo tanta roba, lasciamo anche una gemmetta. Si vede? Ci vede? Inquadrato? Almeno questo ramo. Che ho intenzione di sfoltire un pochino. Si vede? E bisogna inquadrarlo meglio. Allora non si vede. No, si vede, ma... Fallo ruotare verso me, no? Così non si vede. No, sto guardando io la pianta, ah, okay. Perché sono matto di guardare te. Sì, sì, no. Ma si vede. Bellissima pianta. Mamma mia. Che cosa è? Che cosa è? Un gioiello. Un gioiello, mi tengo, allontano le mani, ritiro le forbici, perché stavo, altrimenti faccio cose pazze e Michele poi mi picchia. Sì, la chioma qui. Poi questo qui come apice è fantastico perché ha delle curve bellissime. Questo ramo sta sopra. Qui c'è un bel po' di lavoro da fare. Facciamo un step.
Non c'è bisogno di fare cose drastiche in questo momento. Si toglie dalla... Sì, sì. Questa era la posizione originaria di... messa in vaso originaria, abbiamo deciso di... avevamo deciso di sfruttare. E quindi oggi vediamo un po'. Allora, quel vaso lì è predisposto. Io neanche controllo qua, o controlliamo? Controllo. Controlliamo. Fili di ancoraggio, ovviamente, lì. Sì? E voi? No, no, fai tu. Li vuoi fare? Lo vuoi mettere? No. Controlliamo. No, una cosa. Chi serve qua questo? Sì, vedi, vedi che anche loro, chi è Ennio? Ennio è d'accordo, via quella parte, via questa parte, certo. Voglio controllare che cosa? Cosa, Michi? Questo ti serve? No. Questo. Su, va, il vaso? No. Lo voglio portare da un'altra parte. Porta un'altra parte. Qui avevamo margottato la radice che produsse, non mi ricordo neanche dove sia. Qua. Era qui. Che poi ha prodotto delle radici, queste, una e due, solo quelle. Solo queste, vediamo qua. Qui ci sono radici nuove. Abbiamo radici nuove vicino alla base, Michele. Poi su questo lato non ha niente. Invece queste sono quelle nuove, quelle che avevamo visto, guarda. Sì, sì. Probabilmente sono corrispondenti a una zona in cui tira di più. Vedi? Radicato là sotto. Qui. Poi qui sotto arrivano da chissà dove. Ok. Quindi oggi cerchiamo di fare... E queste dove sono andate a finire? Avanti, guarda. E poi vanno sotto. Ne ha fatto qualcuno da sotto. Boh. Non si sa. Comunque, adesso vediamo, potremmo anche optare per mettere un vaso più grande rispetto a quello che abbiamo preventivato. È legata la pianta? Sa di no. No. Sì, sì. Forse sì. Forse sì. C'è... Se c'è il filo sotto. C'è il filo sotto, sì.
sta da qualche parte e io non lo vedo. Mi sembra che c'ha qualche legatura, sai? Mi sembra strano. Qui non ce n'è. No, no, sotto non c'è niente. Si fa con le torte. Una radichetta. Una radichetta. Asparagi. Si vede la zolla? Sì. Un po' di buio. Sta oscurando la giornata. Vabbè, tanto adesso vanno a scendere, ma poi... Ecco, se qualcuno vi ha insegnato che adesso le piante non lavorano, è esattamente l'opposto. Adesso le piante lavorano di brutto. Lo vedi? Guarda questa radice. Significa che la pianta sta lavorando di brutto in questo momento, perché le temperature per la terra sono stabili e le piante lavorano molto molto bene. Non è che diciamo, non sono parole queste, ma qua si vede, questi sono fatti. Ha voglia di dire le piante, ma io, ma tu, ma lui, ma noi, ma questo, ma i libri, ma si è sempre detto, ma a me dicono che si è sempre detto, mi interessa proprio poco. A me interessa quello che vedo, e vedo una pianta che sta lavorando. Non mi piace ripiegare e vi spiego perché. Chi ripiega tutti i capillari, non sono queste le codici giuste. Chi ripiega tutti i capillari all'interno del vaso, questi qui poi cosa fanno? Poi danno il fungicida. Si usa ripiegare tutti i capillari dentro e poi dare il fungicida, perché questi capillari ripiegati e arrotolati dentro il vaso marciscono, ok? Quindi la cosa migliore da fare è potare. Questa pianta è carica, come abbiamo visto, di capillari, di radici fini. La cosa migliore da fare è potare. Non c'è cosa migliore. Arrotolare. Non arrotolate nulla.
Guarda, è tutto peli radicali. Ma cosa ha rotto lì qui? Guarda, questa è della margotta. Sì. Sì, sicuramente. E lei arriva da lì sotto? Sì, dico, sicuramente anche questa arriva da lì, eh? Sì, è da sotto. Queste sono le radici prodotte dalla margotta. Sicuramente non resisteranno all'invaso perché sono molto delicate. Sai che già ci potrebbe entrare? Vero? Se secondo me sì. Stiamo guardando il vaso che dovrà ospitarla, così. Drena benissimo. Te lo sposto quel vaso lì sopra. Bisogna stare attenti. Te lo sposto lì sopra, non vuoi? No. No, aspetta. Okay. Dimmi cosa devo fare se vuoi. Voglio che tu prenda un filo di alluminio. Pezzo di filo di alluminio di quello. Ah, anche aspetta, forse è riciclato. Riciclato va bene. Allora, la zolla tiene poco. Ho visto che tende a muoversi. Questo escamotage ci serve per fare un rivaso in sicurezza. Dopo il filo viene tagliato, rimane, ma viene tagliato, ok? Quindi quest'ora mi serve affinché la zolla... Ci siamo? Sì. Mi pare di sì. Basta sollevare la pianta. No. Bella. Pericolosa. Va meglio. Meglio. Allora, iniziamo a ragionare. Dovrebbe essere ruotato. Allora, devo mettere questa distante. Sì, va bene così, no? Dovrebbe essere questa posizionata un po' più in alto. Più in alto. Che la posizione era buona, quella di prima. Certo. Così. Però questa non è bella così. Non è come era messa prima. No. Assolutamente. Com'era questo? Più obliquo? Più verso il basso? Ah sì?
Dici. Perché abbiamo fatto girare il vaso. No, non gira. Fai vedere a me. No, è più su, allora. Fai vedere a me. Deve essere più alta. Non si vede con le là. Bisogna rivalutarla, sì, sì, sempre, così non è male, sai. È troppo orizzontale questo. Sì. Questo? No, tende a scendere, poi risale, non è male. Se va un po' più dentro, secondo me... Un po' più? Un po' più, la zolla, appena scesa. Più dentro. Sì. No, non guardare la zolla. Un po' più... No, non guardare la zolla, devi guardare il tronco. No, perché questo si sono... Che questo si sollevi, che tende ad andare verso l'alto. Appena verso l'alto, secondo me. Valuta bene quell'altra curva. No, te la diminuisce. Casomai l'opposto. Casomai l'opposto, capito? Ma in questo momento non riusciamo, perché poi adesso bisognerà che tu lavori piano piano a far togliere un po' di terra e poi sarà sollevato ulteriormente. Mi spiego? Poi, rispetto al fronte, è un po' troppo in là, quindi rispetto al fronte del vaso, questa io la metterei così, okay. Sì, e niente male, questo rispetto al telefono, fai vedere? Andrebbe abbassato il telefono, ma non si può adesso. Così. Uh-huh. E in più. Così. L'ho messo in questa maniera. Così va meglio, molto meglio. Sì. Quella è la posizione. Sì. Ok. Allora. Fili di ancoraggio. Ne hai il recupero? No, se mettiamo nuovi. Mai, fili di ancoraggio, tieni. Mai di recupero. Dai. Ok. Questo ti va bene? Sì, ho visto che se entra mi va bene. Sì. È il suo. Misurato. L'hai misurato? Sì. Dici, sì, sì, è uguale. Altro lo facciamo uguale allora. L'età che avanza quella, cioè l'età non ce ne avanza, anzi. Dei due.
usare. Bardula 10-25, il resto ci basta? Sì. Sì. È giusta, eh? Giusta, giusta, ma le che va dalla superficie la facciamo con la quella... 5. Sono mal messo rispetto alla, alla telecamera. 5-9 mm, sempre Bardula Soil. Falla andare un po' di più, sta. Qui. Io la prenderei. Questa? Prima era in una posizione bellissima. Però è troppo girata. Così ancora meglio. Qua. La posizione che hai fatto vedere prima è, a me, è a mio avviso, molto meglio. Un po' più così, dici? Un po' verso qua, sì. Poca roba. Perdiamo quel movimento. Fidati. Allora, qua, qua, se io avessi, che non trovo più niente perché sto traslocando, ecco, cacciavite, vediamo se ce l'ho, ne ho uno qui, sì, cacciavite, è una vite, una buona vite. Da inserire qui, in questa radice qua. Poi il filo che abbiamo messo prima, anche se non si può, forse riesco anche a sfilarlo. Ok, e voilà. Poi questo facciamo altro sistemino, se riesco, facciamo un sistema a scomparsa.
un'altra bacchetta. Cos'è? Una conchiglia. Questa era già, era già rotta. Servirebbe compressore, ma un'altra conchiglia. Ho come il dubbio che tu... Allora, abbiamo visto che era carica di capillari ovunque, giusto? Quindi a noi ci interessa salvaguardare queste adesso di radici. Qui c'è il trifoglio maledetto. Salvaguardare queste, sono delle radichette nuove che ha fatto dopo la margotta. E far sì che vadano un po' più a fondo. Quindi non è un rivaso per dire quanto siamo belli, quanto siamo bravi. È un rivaso che ci serve. Rivaso tecnico, l'abbiamo tolta dalla ciotola, abbiamo messo
e l'abbiamo messo. Come fa Charlie? Una di qua. Una di là. Così. Fermiamo la retina, tutto giusto? Un po' di 3,5. Un pochino di 3,5. Invece facciamo un po' di ordine. Per non farla, ma c'era cosa? Niente, mettiamo dello sfagnetto nuovo, nuovo tra virgolette. E anche se siamo durante l'inverno, non sfagno tutto, non tappo tutta la superficie, ma solo in questo punto per far sì che durante la pioggia o i rinvasi questa terra qua non scenda. Mi serve solo per far sì che quelle radici durante utili non i rinvasi vadano verso il fondo. Non tappiamo tutta la terra, la facciamo respirare, la facciamo lavorare. Giusto Michele? Giusto. In più questo è molto spugnoso, non crea tappo perché fa passare l'aria. Ok, poi magari ci metti qualche forcina, ok? Per tenerla ferma. Sulla chioma c'è da lavorare, secondo me bisognerà fare l'apice da questo, però è tutto da vedere, vediamo poi in futuro. Abbiamo una bellissima radice in evidenza che ci suggerisce già il movimento della pianta, perché se abbiamo le radici in alto poi ci sorge una pianta che
in qualche modo debba andare verso destra, verso il basso, proprio perché abbiamo una grossa radice sul lato opposto. La chioma è tutta da verificare. Adesso irrighiamo abbondantemente e posizioniamo la pianta sotto un ombreggio non forte, al 30%, giusto? Questo è il tuo ombreggio, il tuo ombraio. 30%. Dettaglio del muschio. Sotto abbiamo la 3,5. Il filo non l'ho tagliato corto, così ho utilizzato i baffi per tenermi questa radice che vada verso il basso. Questa è la sua corteccia, bellissima. E il movimento ha delle curve molto belle. Ecco. Se guardiamo da qua, notiamo il fronte scelto e il movimento. Una volta che ci abbassiamo, in questo momento la chioma copre tutto il movimento della pianta. Quindi, come vediamo, questa vegetazione è troppo alta. E io vorrei invece utilizzare questo per creare l'apice. Vedi? Ci sta benissimo. Una volta che mettiamo il filo e creiamo l'apice, scopriamo tutta la linea del tronco, che è bellissima. Vedi? Questo più o meno è il fronte. Chissà quante domande, cose avete scritto, io non ho visto nulla perché stavo lavorando, quindi darò un'occhiata stasera e se c'è bisogno rispondo. Intanto, allora, venerdì ha messo diluvio, quindi non so se ci sarà la diretta venerdì. Vediamo, se non c'è la diretta potrei fare anche qualcosa da casa. Magari mi invento, già mi preparo qualcosina da fare da casa, si potrebbe fare, vediamo un po'. Non rivaseremo di sicuro venerdì, però lo facciamo lunedì prossimo. Ancora rinvasi, supini d'Aleppo, perché le temperature e l'umidità sono pazzeschi, bellissimi per fare questo tipo di lavoro. Occhio, occhio ad interpretare quello che dico, applicatelo al vostro clima e alle vostre condizioni microclimatiche. Un saluto, ciao!